Con Barbara Dante, curatrice della rassegna di incontri, prendiamola con filosofia. A Roma, all'interno dell'arena Notti di Cinema Piazza Vittorio, il mercoledì dal 5 luglio a settembre 2023. Ben trovata! Grazie Federico, ben trovato! Di cosa si tratta? È una rassegna sulla filosofia. Abbiamo scelto degli ambiti diversi, ma sempre facendo riferimento alla filosofia, perché è la disciplina che più delle altre stimola la capacità di pensare delle persone, stimola un pensiero critico e una consapevolezza. Com'è nata l'idea? L'idea è nata da una collaborazione con l'ANEC Lazio e con la volontà di trovare un tema che appunto fosse interessante per le persone, ma che venisse affrontato in modo da essere comprensibile per tutti. Quindi sono gli argomenti trattati non per un pubblico di specialisti, ma per un pubblico appassionato, perché quando si offrono contenuti di qualità le persone mostrano un interesse che veramente in alcuni casi è insospettabile. Com'è stata la scelta degli ospiti, degli interlocutori? È avvenuta appunto scegliendo dei personaggi provenienti da ambito accademico e culturale italiano e con formazioni molto, molto diverse, proprio per affrontare il tema in modo multidisciplinare e quindi affrontando le varie sfaccettature per offrire una panoramica globale a 360 gradi. Quali aree tematiche avete individuato? La filosofia con i grandi filosofi proprio della storia della filosofia, quindi si parlerà di Socrate, di Parmenide, di Eraclito, ma nello stesso modo abbiamo voluto inserire anche degli scienziati e quindi affrontare attraverso i loro studi le nuove visioni dell'origine della vita. Quindi abbiamo invitato per esempio il professor Pierluigi Luisi, che è un biochimico e che ci ha parlato della visione sistemica della vita, quindi dell'interrelazione di tutti gli elementi della vita. Poi parleremo anche dell'avventura di Pinocchio, di come la fiaba può essere riletta in chiave filosofica e anche con sfumature spirituali, e anche delle contaminazioni con il mondo, diciamo con la psicologia, attraverso il mito di Psiche, che affronteremo con il professor Aversa. Con Edoardo Camurri invece parleremo dell'intelligenza, di cosa può essere definito come intelligenza, e anche della filosofia dei consumi e della pubblicità con Marco Ferri, che è un copywriter che ha diretto agenzie pubblicitarie molto importanti e multinazionali. Quindi, come vedi, è un approccio veramente molto ampio. Come è strutturato ogni incontro? Con un'introduzione che viene fatta da Adriano Ercolani, che è il moderatore della rassegna. Poi c'è l'intervento del relatore, che è una vera e propria lezione breve di 30-40 minuti. E dopo ci sono delle domande che vengono rivolte dal moderatore, ma molto spesso anche dal pubblico. Quindi c'è un'interazione diretta anche con le persone presenti. Come sono andati i primi incontri? Sono andati molto bene, ne abbiamo fatti due per ora, il prossimo sarà appunto mercoledì 19 e sono rimasta veramente stupita, perché io la rassegna la immaginavo come una lezione, diciamo, del relatore e poi magari degli interventi del moderatore, mentre ho visto che il pubblico si è fatto proprio avanti di sua fonte e è intervenuto direttamente e si è animato un dibattito veramente interessante. Ci dai tutti i riferimenti web per sapere il programma? Sì, il programma è disponibile su tutti i canali social della Libreria Rotondi, quindi andando sul sito libreriarotondi.it, sul canale YouTube, su Facebook, e il nome della rassegna, ripeto, è Prendiamola con Filosofia, e lì troverete tutte le informazioni, cioè l'appuntamento di mercoledì prossimo e poi riprendiamo con i primi due mercoledì di agosto e i primi due mercoledì di settembre, sempre all'Arena Cinema di Piazza Vittorio alle ore 19 e sempre il mercoledì. Aggiungiamo che tu, oltre a curare questa rassegna, hai anche una libreria storica a Roma. Sì, è la Libreria Rotondi, si trova in via Merulana.
riconosciuta storica dal comune, sui testimoni, specializzata in filosofie, oriente, religioni, spiritualità ed esoterismo, e poi ha un ampio catalogo di libri rari trattati di tutti gli argomenti, quindi è una libreria in cui convivono due anime molto diverse e che ha mantenuto gli arredi, la struttura delle origini. Quindi è un luogo dove quando si entra si perde il senso un po' del tempo e dello spazio e si può finalmente dedicare un po' alle proprie interessi, alle proprie passioni, e si stacca con tutto il trambusto del quotidiano. La rassegna di incontri Prendiamola con Filosofia a Roma, all'Arena Notti di Cinema Piazza Vittorio, il mercoledì dal 5 luglio fino a settembre 2023. Un saluto e un ringraziamento alla curatrice Barbara Dante. A presto! A presto Federico, ciao!